Daniela è una candidata di primo ordine, è una grande scrittrice saggista e parla di temi molto molto particolari, con, a differenza di me che sono un teatrante, lei li svolge con una persuasione intima e interna che deriva da un lungo lungo cammino che lei ha fatto come scrittrice. Ha fatto anche la militanza sul fronte delle questioni di genere e di altre cose, e io sono molto molto felice di essere qui. Buongiorno, io parto da questo scenario che Moni ha appena delineato, che effettivamente riporta a quelli che sono gli argomenti dei quali io mi occupo da tanto tempo, che sono sostanzialmente i regimi, le dittature, e perché di fatto siamo di fronte a un regime, solo che un regime diverso è un regime che ha le parvenze della democrazia, dove a governare un potere sovranazionale, immateriale, tecnocratico, che si usa, che utilizza i governi democratici. E a me è rimasta sempre molto impressa una cosa che diceva Emily Bonaffini, che era presidente delle Madri di Plaza de Mayo. Diceva: quando noi abbiamo visto l'arrivo della dittatura in Argentina nel 76, eravamo delle casalinghe, non avevamo assolutamente gli strumenti per capire quello che stava capitando, però d'improvviso cominciavano a dirci: oggi, da oggi non si possono più fare assembramenti con più di 5 persone. Noi abbiamo detto: boh, che importa, tanto in fondo c'è il compleanno di mio figlio, vado in comune, chiedo il permesso, non cambia poi molto. E così mi diceva: poco per volta è come un'alluvione, tu vedi che l'acqua sale, all'inizio ti preoccupi, poi dici: oggi è ferma, non succede niente, oggi è salita solo di un millimetro, e poi ti sommerge. Allora, il problema è che la perdita della libertà e l'irrompere dei fascismi non è soltanto quello ai quali noi ci siamo abituati a pensare guardando indietro la nostra storia. Noi dovremmo guardare indietro la nostra storia non solo come dati di fatto, ma come costruzione culturale, cioè quali sono le radici che hanno dato luogo al fatto che si potessero operare le cose che noi abbiamo visto operare in Europa. E poi, per esempio, questa vicenda argentina è assolutamente un frutto della cultura politica europea, e così come gli immigrati italiani desaparecidos al 60% erano argentini, erano, scusate, italiani, gran parte delle persone che sono andate in Argentina sono stati ebrei che scappavano dai popoli europei. Poi, dopo la liberazione, c'è stata l'altra ondata, che era invece quella dei nazisti che scappavano, anche aiutati dalla Chiesa peraltro, e che hanno lì reimportato lo stesso pensiero, la stessa cultura dell'esclusione e dell'antisemitismo, del razzismo. Infatti anche la dittatura argentina era profondamente impregnata di questo. Allora, la cosa che voglio dire è che quello che è capitato in Europa durante il nazismo non è nato dal nulla, è nato da una strutturazione di un pensiero che vedeva come dato di fatto che gli esseri umani fossero pensati in categorie, alcune delle quali con un maggiore diritto di esistere delle altre. Questo pensiero si è nutrito di quello che si è chiamato darwinismo sociale, che con quella famosa immagine della natura dalle zampe, gli artigli rossi di sangue, diceva che in fondo sta nei fatti che ci siano degli individui più forti, i più adatti alla sopravvivenza, e ce ne siano degli altri che sono più deboli e che con la loro debolezza di fatto rovinano geneticamente la popolazione alla quale appartengono. Ecco, ora, a parte il fatto che Darwin dice una cosa ben diversa, perché l'idea della sopravvivenza del più forte non è mai stata una sua teoria, lui ha parlato sempre di sopravvivenza del più adatto, e per Darwin il più adatto anche tra gli animali, anche tra gli insetti, tra ogni forma di vita, era chi aveva più capacità sociale, quindi di comunità, di fare comunità. E invece è stato reso
retorico questo discorso della sopravvivenza del più forte, del diritto del più forte, della bontà del più forte. Ora noi ci troviamo di fronte a retoriche che in fondo hanno come substrato lo stesso tipo di ragionamento, anche se io non voglio mai sovrapporre le cose, sarebbe del tutto sbagliato, ma quando noi pensiamo che i tedeschi, il governo tedesco, la signora Merkel, le strutture economiche che in parte insieme poi invece a poteri sovranazionali più complessi, ci mettono di fronte all'idea che dobbiamo fare i compiti, questo modo di dire che io trovo così irritante, perché anche da parte di chi lo dice, voglio dire, l'idea che qualcuno possa supporre che tra popoli qualcuno decide di mettere in uno stato di minorità, quasi che ci fossero maestri e ci fossero invece piccoli, stupidi allievi che non sono in grado di fare quello che loro viene dettato, viene dall'idea che queste gerarchie continuano a essere pensabili, continuano a essere riproducibili, ora non sono più, non hanno più questa verniciatura dell'appartenenza razziale, ma c'è proprio fino in fondo un'idea di razzismo contro i poveri, c'è un'idea di appartenenza economica, di diritto alla supremazia economica e di sottomissione economica dei deboli. Questa cosa poi si diffonde su tutto il nostro modo di pensare, anche il vivente, e di pensare anche il mondo e la natura che ci circonda. Moni diceva prima una cosa molto bella e importante su questo, perché noi non possiamo pensare con indifferenza al suolo sul quale viviamo, a ciò che accade. Una delle cose più belle per me, che non ho mai fatto politica, che ho cominciato, cioè perlomeno non in modo attivo, io ho sempre pensato di farla con i miei libri, ma non certamente con una partecipazione di questo tipo, ma vado in giro a fare incontri con le persone, con anche gli altri candidati, e trovo in giro per le città intanto una quantità di esperienze di politica sul territorio, di iniziative, di pensiero e di reti solidali che fanno vedere un paese infinitamente più bello, più colto di quello che ci viene mostrato da chi ci governa. E dall'altro ho un modo di sentire poco per volta i vari candidati che ciascuno con un loro aspetto ci mostrano e spiegano degli aspetti di quello che poi di fatto costituisce la nostra lista e quello che cercheremo di andare a portare in Europa. Ieri ero con Domenico Finiguerra, lui diceva che nel nostro paese c'è un consumo di suolo in Italia al ritmo di 8 metri quadri al secondo, secondo dati dell'ISPRA. Sono cose incredibili da pensare, eppure è il nostro quotidiano. E la cosa che in questo senso ci accomuna la Grecia è la distruzione della calcidica. È una cosa forse marginale, ma secondo me è molto simbolica, perché la Calcidica è quella penisola a nord della Grecia, vicino alla Turchia settentrionale, con tre dita, l'ultimo delle quali è quello del Monte Athos degli Ortodossi. In questa penisola c'è una delle foreste più antiche d'Europa, ed è una bellezza straordinaria, e lì c'è tra l'altro il luogo in cui è nato Aristotele. Una compagnia canadese di estrazione mineraria, la Golden Mining mi pare si chiami, sta facendo da qualche anno, già in modo ridotto e negli ultimi tre anni in modo massivo, una distruzione violentissima di questa foresta per scavare l'oro e altri minerali preziosi, avendo dato una mancia al governo greco, avendo naturalmente corrotto molto duramente dei politicanti. E questo processo sta, oltre che distruggendo uno dei luoghi più belli d'Europa, inquinando tutte le falde acquifere di arsenico che fanno in mare. Quindi le persone che vivono lì, poco per volta, cominciano a essere avvelenate. Si è formato un gruppo di persone straordinarie che lottano da tre anni, facendo presidi di notte per le strade, nei paesi. Vengono massacrati dalla polizia, vengono arrestati, vengono letteralmente torturati. Perché questo regime così apparentemente
quale noi viviamo, poi di fatto attua delle repressioni che sono nascoste ma che non per questo sono meno violente, come per esempio quella nella Val di Susa, dove notavo sono presi d'assedio da una quantità, io adesso non ricordo come diceva l'altro giorno, la dose, ma insomma ci sono militari che sono tornati dall'Afghanistan e sono stati messi in Val di Susa e non li hanno poi più spostati. Allora, la cosa che voglio finire di dirvi, perché poi ho paura di dilungarmi troppo, anche se appunto ci sarebbe quando si comincia, gli dati mille cose che vengono alla mente, ma voglio tornare alle madres. Le madres dicevano che oggi i veri desaparecidos sono i disoccupati, perché non avere lavoro è qualcosa che semplicemente cancella dal senso della comunità e toglie la propria dignità. Ma quando le madres sanno cosa vuol dire essere in una condizione di povertà, perché i loro figli che andavano nelle favelas, andavano in Argentina, li chiamano dichas miserias, in fondo quelli che hanno costituito i 30.000 desaparecidos in grandissima parte non erano guerriglieri montoneros o dell'erto, pure c'erano, ma erano soprattutto studenti che andavano a fare volontariato in questi luoghi della povertà più estrema che circondava soprattutto Buenos Aires. Andavano ad assistere i bambini, andavano ad assistere per esempio i medici, andavano a cercare di curare le persone. E la povertà è vista come qualcosa che deve essere non nominato, deve essere cancellato, perché è ciò che fa, che mostra le corde del sistema nel quale viviamo. Chi vuole occuparsi della povertà, chi la indica, chi l'assume come proprio riferimento, diventa nemico del regime. Io credo che l'oscuramento totale, non ho mai visto in vita mia una cosa di questo genere, che noi abbiamo rispetto ai media, è più che l'idea che ci sia un calcolo politico. Io credo che noi agitiamo uno spettro che non è tollerabile, perché è in qualche modo rivoluzionario. Se noi smettessimo di pensare che ciascuno vive la propria sconfitta, il proprio fallimento, le proprie paure per quello che gli capita nella vita, la propria malattia quando non si può curare, il fatto di non sapere i suoi figli che cosa faranno. Io ero a un banchetto dove raccoglievamo le firme a Milano, si è fermata una signora e mi ha detto: ma io ho due figli che si sono tutti e due laureati, non trovano un lavoro, vivono con la mia pensione, ma io sto facendo le cure terminali perché un cancro durerà non so quanto, non più di un anno. Io sono rimasta naturalmente malissimo, mi sono girata perché mi avevano chiamato e la signora, quando mi sono girata, era scomparsa. L'ho detto a una ragazza che era lì al banchetto a raccogliere firme e lei mi dice: ma se io ti raccontassi anche la mia storia, io avevo un bambino, stavo avendo un bambino, mi hanno licenziata perché ero incinta, e comincia. E così è venuto fuori che tutti lì avevano una propria storia individuale. Allora, nominare la realtà ha un effetto, secondo me, potentissimo. E l'ultima cosa che vi dico è questa, che appunto, tornando alle madres, quando sono andata a Buenos Aires per girare per un documentario, per scrivere un libro sull'esperienza delle madri, era passato un anno soltanto dal default argentino. Io mi guardavo attorno stravolta, perché c'erano i bambini veramente di 5-6 anni nella via più importante di Buenos Aires, la 9 di luglio, che si prostituivano, non avendo più nemmeno genitori, oppure con genitori che li portavano perché era l'unica fonte di reddito. E una serie di cose di questo genere. E Bede Bonafini mi ha detto: tu ti stupisci tanto perché ti sembra che questa sia una realtà così lontana da voi, ma non è perché noi siamo l'America Latina, è perché noi siamo il continente dove un potere economico sovranazionale sta facendo palestra di quella che è una politica neoliberista che produce questi risultati. Tra poco arriverà da voi. Io pensavo che fosse un po' estremista a quei tempi. E Ebe dice sempre, diceva sempre: nominare la realtà è il primo atto. Per esempio, questi bambini che tu vedi, qui li chiamano niños de rua, che poi bambini di strada, lei diceva:
se noi diciamo così, accettiamo il fatto che non siano di nessuno, che siano della strada, se noi diciamo che questi sono i nostri bambini che si prostituiscono nella strada, allora facciamo un atto di assunzione politico e etico. Quindi ecco, dire che quello che sta capitando in Europa, quello che sta capitando in Grecia, quello che sta capitando da noi fino in fondo, penso che sia il primo gesto di costruzione politica rivoluzionaria che la sinistra, quella che appunto fa quel magma di cui parlava Moni, da tempo non è più capace di nominare, perché le persone che soffrono, le persone che veramente sono in una situazione in cui avrebbero bisogno più di tutto di comunità, non hanno più alcun tipo di rappresentanza. Thank you.